Salve ragazzi, benvenuti a una puntata di Anime e Manga Ita. Io sono Falcus ed oggi parleremo di Sword Art Online. Finalmente ricominciamo con la nostra rubrica del mainstream. Vi avevo già detto che avrei fatto questa recensione. Ora dovrebbe partire la sigla, ma non ci sarà per problemi di copyright, quindi stiamo provvedendo a una nuova intro e invece cominciamo subito a parlare di Sword Art Online. Sword Art Online è una light novel di Rei Kawahara, scritta intorno all'aprile del 2009 e avrà una serie animata che comincerà nella stagione estiva del 2012. C'è da dire che ha avuto tantissimo successo perché ha fatto leva su molti giovani che magari ancora non si erano avvicinati al mondo degli anime e dei manga ed è riuscita a coinvolgere tantissime persone. In realtà questo dovrebbe essere in generale un pregio che però spesso e volentieri può diventare un difetto se si passa dalla semplice ammirazione all'esaltazione come capolavoro, ed è questo che oggi analizzeremo. Il fatto è che Sword Art Online è un semplice prodotto mediocre, uno che rientra nella massa dei prodotti nipponici e non il capolavoro invece che viene esaltato da tantissime persone. Ma partiamo dal primo punto, che è proprio la trama. La trama vede questo nostro protagonista, Kazuto Kirigaya, alias Kirito, che è un hikikomori che fa da beta tester per un nuovo gioco. Questo nuovo gioco si chiama proprio Sword Art Online. In questo gioco si vive in una realtà avanzata, una realtà in cui praticamente si ci immerge al 100%. In effetti ci troviamo intorno al 2022, quindi in un futuro ipotetico in cui attraverso dei caschi chiamati Nerd Gear riusciamo ad entrare in questo mondo fantastico. La questione diventerà complessa quando i ragazzi all'interno del gioco non potranno più fare il logout e se si forza il logout, questi ragazzi muoiono nella realtà. A questo punto cominceranno le avventure del nostro Kirito, accompagnato da una dolce donzella, Asuna. Questa ragazza la vedremo spesso all'interno dell'anime, avrà una piccola relazione con il nostro protagonista. Ma passiamo al secondo punto, opinioni e commenti. I problemi di Sword Art Online si basano principalmente sulla logica. Sì, i personaggi fanno, agiscono, danno delle proprie opinioni senza una vera e propria logica. Tutto avviene quasi secondo il caso. Addirittura arriveremo a un certo punto in cui i protagonisti si dimenticheranno di quello che stanno facendo e si andranno ad isolare vivendo la loro vita come se fossero un semplice slice of life. Ovviamente la questione che ci lascia perplessi è il fatto che all'esterno, fuori dal gioco, i personaggi vanno morendo perché giustamente il corpo non può resistere sotto stress tutto questo tempo. Si parlerà quasi di 2 anni di gioco, per intenderci, il nostro cervello sempre in continua elaborazione di dati sotto stress, e in effetti lo stesso Kirito lo dirà a un certo punto della storia stessa, che i loro corpi stanno cedendo e molte persone che vivono normali nel gioco cadono, svengono. L'unico modo per poter uscire da questo gioco sarà quello di arrivare alla punta della torre e sconfiggere il boss finale. Ma qui arriviamo al nuovo problema di Sword Art Online: non ci sono combattimenti. I combattimenti che ci vengono presentati sono quasi nulli, saranno 3-4. Insomma, io vedo un survival game, mi immagino che da un survival game mi presentino tante lotte, non momenti di slice of life, momenti di vita di famiglia, momenti in cui devono far vedere il romanticismo per poter colpire lo spettatore, e quindi ci portano ad un altro problema, il fanservice ostentato. Sì, perché Sword Art Online è un continuo
uso di fanservice. Nella prima parte ci sarà un fanservice di tipo romantico, quasi come se fosse uno shoujo in molti tratti. Nella seconda parte invece ci sarà un tipo di fanservice che piace più ai giapponesi, quello in cui si mette in relazione le tematiche dell'incesto, i tentacle rape. Per intenderci, fanservice che cerca di colpire lo spettatore che, se è proprio neofita, rimane affascinato da quello che vede, non capendo che in realtà a livello qualitativo manca un vero e proprio sostegno. Un altro problema che affligge Sword Art Online è l'originalità. In realtà, a differenza di quanti molti credono, non è così tanto originale Sword Art Online. Ce lo dimostra il fatto che prende tantissimi elementi da Punto Hack e da tanti altri anime / manga che hanno come tematica principale quella di un game o di un survival game. I protagonisti, per lo più, svilupperanno relazioni anch'esse senza senso, e quindi ritorniamo sempre al primo punto, il problema della logica. I nostri protagonisti, infatti, non vedremo noi il crearsi un rapporto. Infatti, tra Asuna e Kirito si svilupperà una relazione a noi un po' difficile da comprendere, perché li vediamo in una puntata a livello 1 e poi si abbandonano, se ne vanno tutte e due per le loro strade, si rincontrano dopo 50 livelli e sembra che già abbiano un'intesa. Per capirci bene, manca qualcosa che lega gli eventi. Come dicevo prima, a loro non interessa a livello qualitativo mostrarti una sceneggiatura completa, a loro interessa colpire lo spettatore, quindi ti lasciano dei punti chiave che tu devi interpretare per i fatti tuoi, e analizzano e sottolineano quei momenti completamente inutili che non ce ne fotte niente. A noi non interessa sapere quello che succede, ma le cose più gravi che io ho visto di Sword Art Online sono due: la motivazione della creazione di Sao e soprattutto il power up. Ragazzi, un power up generalmente in un battle shonen come avviene? Avviene che il protagonista si trova in difficoltà e attraverso sue vecchi allenamenti o vecchie abilità che aveva mostrato in precedenza si sviluppano immediatamente. L'abbiamo visto in Bleach, l'abbiamo visto in Naruto, l'abbiamo visto soprattutto in Dragon Ball, l'abbiamo visto anche in One Piece. Ma in Sao, ragazzi, in un gioco Kirito riceve tutti i bonus. È impossibile! A un certo punto finirà la saga di Sao e arriveremo ad Alfheim, che è un altro gioco. Sì, perché praticamente Sao si blocca a metà. Lì Kirito riceve gli stessi punti, le stesse caratteristiche che aveva ricevuto in Sao. Ha cambiato gioco. Mantiene solo lo stesso server questo gioco, e lo si capirà dopo il perché, ma è una cosa inconcepibile. Insomma, come potete ben capire, i power up sono così, dati dal caso, quasi come dire: sì, vabbè, Kirito è il più fortunato all'interno del gioco e riceve tutti i power up. Va bene, se lo dite voi. L'altra cosa che mi ha lasciato profondamente turbato è la motivazione della creazione di Sao. Viene chiesto al creatore perché hai creato Sao, e lui risponderà quasi con nonchalance, quasi come se si volesse beffare di tutti gli spettatori: boh, non lo so. Capite? Mi cadono le braccia a terra guardando una cosa del genere. E in effetti Sword Art Online, ripeto, rimane un prodotto mediocre, perché parte con un plot davvero interessante. Ci saranno le prime 5 puntate che mi hanno proprio colpito, mi hanno proprio affascinato. Ho detto: cavolo, ci può essere qualcosa di buono in questa opera, perché
vedere i personaggi bloccati all'interno, sebbene non sia una cosa nuova, era comunque interessante se si fosse sviluppata bene la storia. Ma pian piano che si va avanti, la storia si sputtana da sola. E purtroppo, purtroppo, non si può fare nient'altro. Passiamo comunque al terzo punto. L'apparato tecnico. L'apparato tecnico risulta davvero di ottimo livello. Parliamo dello studio A1 Picture. L'abbiamo già analizzato questo studio in altri anime e abbiamo visto che ha dei grandi problemi a livello grafico, spesso e volentieri. In Sword Art Online non ci sono questi problemi, o comunque sono ridotti al minimo. Ho visto solamente, mi sembra, una piccola sbavatura che, se troverò, vi linkerò o qui sotto o comunque comparirà nel video. Comunque, la One Picture, noi degli admin di Anime Manga It, diciamo che deve fare praticamente dei buoni prodotti, però almeno una cosa la deve sbagliare sempre. In effetti, in questo caso, una storia mediocre è accompagnata da un apparato tecnico mostruoso, con una regia che quei pochi combattimenti li rende davvero in modo perfetto, e da animazioni davvero ottime e da OST degne veramente di nota. La One Picture, sotto questo punto di vista, mi ha stupito e infatti mi ha lasciato un po' perplesso, soprattutto dopo Shinsei Kaiori, soprattutto dopo alcune sbavature in tanti altri anime. Ci sono stati questi 2-3 anime, tra cui Sword Art Online, ma tra cui anche per esempio Uchiha Kyodai, che mi hanno fatto ricredere, il mio giudizio su questo studio di animazione. Detto questo, non ho nient'altro da dire. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio. Spero che vi sia piaciuto questo mio commento su Sword Art Online. Ovviamente, commentate qui sotto, come al solito, i miei non sono giudizi, diciamo, tra virgolette, che impongono un pensiero. I miei sono sempre giudizi personali di quello che io ho percepito dell'opera, di quello che mi ha dato fastidio, che io vi comunico. Voglio sottolineare questa cosa soprattutto perché magari qualcuno non la vede così, ed è giusto sempre sottolineare questo. Io non parlo e dico per forza è così, per me è stato così. Obiettivamente però ci sono dei dati che non possiamo non analizzare, come la questione di logica o come questione di una sceneggiatura abbastanza bucata. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, nonostante il mio giudizio in parte negativo. La ghigliottina questa volta è calata, ha tagliato la testa a Sword Art Online. E per la prossima rubrica, che arriverà sempre tra 3 video non mainstream, parleremo invece di Bleach. Alla prossima, ciao!